Eccomi cari ragazzi, sono qui in questo nuovo testo per presentare questo terzo disco d'autore ad ancore, questo Alpego Super Cracker KF9400, dove 9 indica il numero di ancore, queste qui che vedete, queste sotto qui, e 400 indica la resa di lavoro, in questo caso sono 4 metri. L'azienda Alpego è italiana, produce non solo disco d'autore ma produce anche zappatrici, cioè fresatrici praticamente, RPC rotanti, disco d'autori, coltivatori e anche seminatrici. Poi vi lascerò in descrizione come sempre il sito per informarvi meglio su cosa produce esattamente, magari farvi un po' di cultura anche voi. Il reputatore è stato sistemato da Gaming Evolved, che ha sistemato anche l'Agrimec, quello che vedete di là, quello lì, e vabbè, praticamente ben fatto. Non so se sia, non mi ricordo se era quello che c'era anche nel 15, poi vedrò di vedere, poi metterò una notazione qua sotto. Beh, qua c'è scritto anche addirittura dove lo producono a Gambarella Vicenza, quindi Veneto, e vai, sono Veneto quindi mi fa piacere. E vabbè, come vedete è fatto bene, molto ben realizzato, tutta quanta la bulloneria, tutto quanti i martini idraulici, qua ci sono i pedini di sezionamento, i pedini di appoggio, tutte quante le viti per i ripuntatori, manca la vite di sicurezza che dopo a base dello sforzo può saltare e diciamo salvare il mezzo o l'attrezzo da eventuali distruzioni o danni. Qua vedete c'è tutti i doppi rulli posteriori, che come ho detto anche per l'altro ripuntatore, quello lì che vedete di là, serve praticamente per sminuzzare il terreno che viene lavorato da queste ancore qui, che vanno in profondità dai 30 cm in poi. Sempre per lo stesso discorso della soda di lavorazione, che non permette alla pianta di ricevere il giusto nutrimento, e quindi quando piove il campo si allaga e in quel punto le piante crescono poco oppure marciscono, eccetera. Vedete, qua ci sono tutte quante le parti idrauliche, anche qui mancano le canete idrauliche per quanto riguarda i due martinetti per la regolazione della profondità di lavoro. E sì, comunque state attenti quando lo usate perché potrebbe anche capottarsi, vedete, se vado troppo così poi si impenna, mi si ribalta e non riesco più a raddrizzarlo. Ecco qua, vedete, qua c'è il manolo, qua potete attaccare i tubi idraulici. È uscita anche una nuova versione del Fender 939 di CMT, mi raccomando andate subito a scaricarlo. Come per gli altri attrezzi scende e stavolta ara il terreno, vedete, anche se in verità lo sta ripuntando, cioè lo sta diciamo lavorando in profondità, quindi mi raccomando non fate errore di dire che sta arando, perché ho visto un video dove c'era una persona che stava dicendo che stava arando con questo attrezzo qui, o, anzi con un simile, c'era il Sigma Bronti mi sembra che era, sì. Quindi occhio a come, occhio a cosa fate, perché magari non potete saperlo, magari cercate di informarvi prima di fare video, no? Poi magari vi fuori a cappellate. Anch'io li faccio, ma almeno cerco di non farle, ecco, non mi baso su quello che viene fuori qui su Farming. Perché come ho ripetuto anche negli altri due video, non ci sono texture differenziate per ogni singolo attrezzo, quindi magari per voi potrebbe anche arare, ma in verità non lo è, non lo sta arando, sta solamente ripuntando. Comunque niente, non ha funzioni in più, non ha nulla di nuovo, semplicemente potete usarlo anche come aratro e niente, non ha, vabbè, bandelle laterali non ce le ha, non ha funzioni col mouse né niente, quindi diciamo che è una versione base. Poi non so se venga sistemato come per lacrime e altre cose, non lo so, quindi io lo presento perché è sempre una cosa magari che può essere utile e magari può anche piacervi. E vabbè, come sempre lascio in descrizione di questo attrezzo qui, la mod della pagina di STV e della pagina ufficiale di Alpego, così potete informarvi su cosa propone in fatto di attrezzi, soprattutto anche magari sapere di eventi, qui magari potete andare anche voi a vedere con mano e da vicino cosa fanno esattamente. Quindi niente, dopo questo video è tutto, ci vediamo al prossimo test mod, spero di qualche altra bella mod fatta bene, anche se ormai purtroppo vedo che ce ne sono veramente veramente poche, molte sono fatte diciamo in modo, come dire, grezzo, ecco, non sono del tutto curate, magari poi verranno sistemate, ok, però diciamo che non è che si può sempre stare lì a aspettare ogni volta un nuovo aggiornamento, 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 cioè o fai una cosa fatta bene fino alla fine o se no falla uscire e cioè, almeno fai dei grossi aggiornamenti, non che fai una cosa ogni volta ma li fai 5 aggiornamenti per una moto che magari non cambia, po cambia poco o niente, cioè alla fine fai qualcosa di grosso e via. Comunque niente, dopo questo di tutto, siamo al prossimo video ignorante, prossimo test mode, prossimo video della serie, prossimo chissà cosa e alla prossima, ciao ciao!